Ciao, sono Emanuele, oggi parliamo del... Il libro è diventato un CGM oppure no? Sì, no, perché forse, boh, non mi ricordo. Prima ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ho 23 anni, sono diabetico da quando ho 4 anni e mezzo, dal 2005 quindi. E quindi ho fatto tante esperienze di vita poi con il diabete, ho fatto anche tanto sport a livello agonistico e il sensore sicuramente mi ha rivoluzionato la gestione delle glicemie. Per cui il fatto che un sensore come il Libre, comunque paragonato ad altri sensori, è economico, per quanto un sensore da 70 euro possa essere economico, affronteremo quindi il tema del se il Libre 2 è diventato effettivamente un CGM oppure no. Cominciamo. Che cos'è un CGM? Il solito discorso, lo faccio in un sacco di video. CGM sta per Continuous Glucose Monitoring, ovvero monitoraggio continuo del glucosio, e permette quindi di avere ogni 5 minuti una glicemia sul telefono che ti dica quindi come sta andando la tua glicemia senza doverla misurare o col dito, quindi capillare, che è comunque più precisa sempre di un sensore, piuttosto invece di averlo con un sensore che ti dica quanto hai di glicemia quando passi proprio il telefono sul sensore. Cosa cambia ad esempio da Libre 1 o un Libre 2? Che il Libre 1 e il Libre 2 funziona quando tu prendi il telefono e lo scansioni, mentre il CGM in automatico in 5 minuti ti manda le sue belle glicemie. Ora, perché dico il Libre 2 che non è un CGM, non è stato prodotto come CGM e non è stato venduto come CGM, è la cosa più vicina a un CGM e con un costo estremamente minore? Vi ricordo comunque che esiste il Libre 3, che il costo è uguale, quello è un CGM, però qualora vi venisse fornito dal sistema sanitario nazionale ci si adegua con quello che si ha. Il vantaggio del Libre 2 in questo caso è che sta circa ricordando quello che è un Libre 3. Ora, non è sostituibile, però comunque diciamo che è un ottimo strumento, soprattutto visto il prezzo, se il Libre 3 non è rintracciabile, perché sta iniziando a misurare glicemie in automatico e mandando le scansioni in automatico ogni 5 minuti circa. Per cui io potrei guardare il mio telefono, aprire l'app Libre, una volta ogni 3 ore, una volta ogni 4 ore circa passo il telefono sul braccio, allora lui mantiene il monitoraggio completo, mentre ad esempio con un sparo Dexcom o con un Libre 3 questo rimane in automatico tramite il Bluetooth, mentre questo non avviene con il Libre 2. Il Libre 2 però comunque aveva già introdotto la possibilità di mettere quelli che sono gli allarmi sul telefono, per cui già questo aiutava indicativamente se la glicemia va alta, se la glicemia va giù. Ma il fatto che ora mi dica anche le 2, 3, 4 ore che la curva che sta avendo al tempo, significa che io non ho più l'avviso quando ho, spariamo, 250 di glicemia che è alta, ma l'avviso sta crescendo rapidamente quando ho 140, e questo mi permette di valutare, tenere sotto l'occhio e dire ok, c'è l'insulina che sta facendo effetto, oppure oddio sta aumentando, mi ero dimenticato di fare l'insulina, oppure oddio sta aumentando, forse ne ho fatta troppo poca, e di gestire meglio le glicemie. Quindi sicuramente in questo senso sta diventando e diventerà, soprattutto se usata al meglio l'app Libre, che comunque ricordo sempre non sostituisce un glucometro e tantomeno gli esami del sangue quando calcola e stima quella che è l'emoglobina glicata degli ultimi 3 mesi. Però comunque diciamo sono dei valori molto indicativi e quindi molto affidabili, che sono molto comodi in quello che è poi la gestione delle glicemie tutti i giorni. Ora, ho fatto più volte il video per video risposta a commenti dove dicevo il perché è un vantaggio usarli confronto al glucometro, anche se non è preciso come il glucometro, proprio perché ha questo vantaggio che lo puoi usare in giro, lo puoi usare nello sport, lo puoi usare al mare. Esempio banalissimo, io mi ricordo quando ero piccolo che andavo al mare, avevo le dita bagnate e se non asciugavo il dito la glicemia non la misuri, che è un esempio stupido se volete, però magari siete con gli amici, andate un attimo al bar, avete il dito bagnato, non avete niente su cui asciugarvi, no? Esempio banale, quindi vi tocca prendere, ritornare sotto l'ombrellone, prendere le glicemie e così via. Sono una serie di cose che lo rendono molto piacevole, banalmente durante lo sport, non so, se uno vuole correre, ok? Ad esempio, a me qua arrivano le notifiche anche con Libre 2 del fatto che la glicemia stia scendendo, sta andando bassa, andando alta. Altro esempio, se stai guidando è comodissimo, cioè ti arriva la notifica sul polso e ti dice è alta e bassa, per cui sicuramente è un vantaggio e bisogna utilizzarlo. Ovviamente presenta la comodità di poter segnare le insuline, quanto unità si è fatta, i grammi di carboidrati, attività fisica, basale, quello che si vuole.
presenta quindi una serie di vantaggi, oltre che poi permette di avere una serie di parametri, come esempio il tempo stimato all'interno di una determinata fascia che viene indicata, l'emoglobina glicata come ho detto prima, gli eventi di ipoglicemia durante l'arco delle giornate, per cui ha una serie di vantaggi che bisogna imparare a sfruttare, e io sono il primo a non farlo, ho cominciato invece solo nell'ultimo periodo, da quando mi sono reso conto che hanno implementato la funzionalità che dura 3-4 ore, quindi mi invii le glicemie in automatico senza dover per forza misurarle, quello mi cambia molto, anche perché ti faccio esempio, banalmente, se io sto dormendo può misurare la glicemia chiunque senza avere per forza il mio telefono, perché se il mio telefono è collegato al sensore basta che qualcuno abbia un'app che è l'app LibreView per collegare il suo telefono ai miei dati, in automatico il suo telefono può guardare quanto ho di glicemia io, ad esempio mia fidanzata può vedere tranquillamente quanto ho di glicemia io. Ti ricordo di lasciare un mi piace, un commento e iscriverti, soprattutto perché su questo canale puoi trovare un sacco di video, un sacco di informazioni per migliorare le tue glicemie, la tua gestione del diabete e di conseguenza migliorare le glicate. Io ti ho detto tutto quello che ti devo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!